Ciao ragazzi, benvenuti! Siamo al Parco delle Cornelle, ragazzi, un'oasi veramente bellissima dove troverete un sacco di animali di tutte le razze, di tutti i generi, di tutte le età. Tra l'altro ho appena letto, amore mio, che gli è nato un ippopotamo. Ma davvero, speriamo di vederlo, allora di farvelo vedere. È davvero tanta roba, ragazzi, andiamo dentro! E dopo aver fatto la fila abbiamo preso i biglietti. Eccoli qua. Questa è l'entrata, procediamo! Ed ecco un gigante in declino, il rinoceronte. Ragazzi, sono davvero imponenti. Io spero che il video vi faccia capire. Guardate che meraviglia di animale. Oh amo, guarda, per tutti quelli che tifano la Juve stanno arrivando le zebre. Guarda che meraviglia. Che meraviglia, sono bellissime, sembrano disegnate. Ma secondo te le zebre sono nere e bianche o bianche e nere? Bianche e nere. Bianche e nere, ci sono anche le antilopi. Guarda che meraviglia. Bella la vita, antilopi. Vieni, guarda! Ma dove devo venire? Ma qui, amo, vieni qua! Ma dove? Non riesco! Ma come non riesci, amo? Dai, metti il piede lì! Ma dove? Ma dai, amo, lì, in quella sporgenza! Ma non la vedo! Ma sì, dai, quella lì a forma di zoccolo di gnu! Fino adesso, ragazzi, gli animali sono stati davvero bellissimi, ce ne sono ancora tantissimi da vedere, ma ce n'è uno in particolare che è proprio il simbolo del Parco delle Cornelle, ed è il pavone, che purtroppo... Ciao, pavone! Pensi di farci una ruota? Pavone non mi sembra molto propenso nel fare una ruota. Dovete sapere che lo lasciano libero in giro per il parco e ogni tanto, se sei fortunato, lo puoi vedere fare la sua meravigliosa ruota. Uè, Giovanni! Ma signori, c'è Gianfranco Piero qui. Ciao Piero! Come va? Ah, questo qua è Johnny Gianfranco. Un altro di quegli animali che non riesce a vedere spesso è il cammello, ma ragazzi, c'è Gianfranco Lorenzo che ci perseguita. Guarda lì Gianfranco Lorenzo che ci perseguita. Meraviglioso, ragazzi, cammello con due gobbe, dromedario con una gobba. Guarda che bello, questi sono gufi africani. A me piacciono i gufi in generale, sono bellissimi, ragazzi. Il gufo mi viene in mente Harry Potter. A tutti. La giornata è diventata leggermente più calda e c'è qualcuno che si sta rinfrescando alla grande. Vi posso garantire, ragazzi, che qui al Parco delle Cornelle gli animali stanno davvero benissimo. Infatti è aperto dal 1981. Bellissimi. Ma cosa ne dici di andare a vedere le tigri? Andiamo. Vai. E siamo arrivati ad uno degli animali più belli, ragazzi, al mondo. Non proprio solo del Parco delle Cornelle. Guardate la tigre. Oh, ma che un gattone. Come ne ride? Ed ecco, ragazzi, uno degli animali più belli del mondo. La tigre che ci ha regalato questo primo piano. È veramente meravigliosa da vedere. Dopo la corsa delle antilopi c'è anche il piccolino, meraviglioso. Un esemplare meraviglioso,
di tigre bianca, guarda che bella, che c'ha un sonno incredibile, che meraviglia, che denti, porca. Siamo già stati fortunati a vederlo, ragazzi, perché di solito non esce tanto. Si gira un po', guardalo lì, guardalo lì, guardalo! Guardalo! Credetemi, è già un miracolo riuscire a vederlo. Meraviglioso. Spero che le immagini vi trasmettano quello che vedo io da qui. Quanti anni avrà questo elefante, amore mio? Tanti, non lo so, ma guarda con tutte le rughette che ha. Che belli che sono, ragazzi. Questo elefante sarà alto tranquillamente 2,5 metri, anche di più. Ragazzi, fino adesso è stato davvero un'esperienza meravigliosa. Amo, come ti è sembrata? Unica, bellissima, stupenda. L'animale che ti è piaciuto di più? La scimmietta. La scimmia gli è piaciuta tanto, ragazzi. La porterei a casa, però sono tutti belli, gli elefanti sono belli, leggeri. Tutto stupendo, ragazzi. Adesso sta cambiando un po' il tempo, quindi ci affrettiamo e vediamo gli ultimi animali. Speriamo di non prendere la pioggia. Dai! Ragazzi. Un altro degli animali più imponenti del mondo, ragazzi, guardalo lì l'ippopotamo. No, ragazzi, è meraviglioso da vedere. Guardate su quest'albero, ragazzi, c'è un fiocco azzurro. No, ma quanto è bello. Allora, quello sono la mamma e il papà, guardalo lì. Eh sì, c'è un fiocco azzurro, raga, è nato da poco. C'è la mamma, il papà e poi c'è il piccolino. Fiocco azzurro. Oh, chiedo scusa alla signora che stiamo inquadrando le parti intime. Oh, amo, guarda cosa stava strascialando questa foca. Beccatela lì la foca arenata di prepotenza. E dall'esterno siamo passati, ragazzi, al rettilario. Guarda questa iguana! È un'iguana rinoceronte, ragazzi. Questa qui è un'iguana rinoceronte. Ragazzi, è enorme. Ce l'aveva appena mangiato quel... No, non è vero. È enorme! Tutto chiuso! Ma guarda te! Ragazzi, venire al parco delle Cornelle di martedì è meraviglioso perché non c'è nessuno. E come ci chiedeva qualcuno in live, ragazzi, ma i pinguini hanno le ginocchia? Vediamo se questo ha le ginocchia. Bah, questo qua non lo so se ha le ginocchia. Ti piacciono questi pinguini, amo? Io me ne porterei uno a casa, anche di pinguino, bellissimo. Pure il pinguino a casa vuoi? Il pinguino a casa ci sta di brutto. Ho capito, ma cosa gli do da mangiare al pinguino? Thank you.
Amo, sei pronta a entrare nella selva tropicale? Prontissima! Vai! Dai, vieni! Amore, che bello! Porca miseria! Che bello! Questo non mi sembra un lemur, a me questo sembra un lemur. Ma sopra la mia testa ci sono degli uccelli. Ora io non so che uccello sia questo signore, ma vi garantisco che è molto vicino. Credo che non sia cattivo. Adesso ragazzi facciamo un gioco. Trova l'intruso. L'avete visto? Guardalo lì. Guardalo lì. Bello arenato il coccodrillo del Nilo. L'ho colta impreparata ragazzi, non ho un'idea. Allora forza, io adesso devo vedere dove caspita sono i vostri green pass e le vostre mascherine, forza! Qua c'è un certo assembramento che non mi piace. Ma è inutile che lei si arrabbia, signore, mi faccia vedere. Cioè cos'è un rave questo? Ma è inutile che lei si altera, signore. A me non sembra che questa cosa si possa fare. Cioè è che adesso qua si prendono iniziative. Scusi, parlo con lei, signore. Allora, inutile che lei apre le... Allora, signore, poi mi costringe a utilizzare le maniere forti se fa così, quindi ci dia un contegno, per favore, e dai. Un fiocco rosa, ragazzi. Vedi che piccolino. Cerca disperato affetto, ha bisogno. Vedi che cerca. Ma dietro cosa abbiamo? È quello, quello piccolo, è appena nata. Signore, è tornato Gianmario. È tornato Gianmario. Guardate che eleganza. Scusa Gianmario, ma tu cosa fai qua? Hai venuto... Cosa vuoi? C'è Piero Francesco. E guardate chi c'è in fuori invece. Guardate che eleganza innanzitutto. Si sta avvicinando. Questo è buono ragazzi, è un pavone. E non è in gabbia. Porca miseria. E lui gira, eh. Sì ragazzi, questo è il pavone che abbiamo visto all'inizio del video. Lui rimane in giro libero per tutto il parco. Bellissimo. Cosa vuoi Gianmario? Dai, dimmi, hai fatto la dichiarazione dei redditi quest'anno? Questo è un po' come il mio amore quando si incazza, urla di brutto.
Come Gianfranco? Ma che faccia da intelligente che c'hai! È rosa, amore, sembra legno. Amo, metti una mano aperta e fagli vedere quanto è grande rispetto alla tua mano. Guardate, ragazzi. Avviciniamo. Mamma, raga, è ruvida! È ruvida! Ragazzi, guardate. Tocca. Questo è il mio cellulare. Guardate quanto è grande la tartaruga. Questa se ti sgagna ti stacca una mano, eh. Ragazzi, la visita al parco delle cornelle è finita. Abbiamo visto tutti gli animali tranne le zebre. Le giraffe che non le abbiamo trovate. E i ghepardi. Non è che non le abbiamo trovate, erano dentro. Però l'esperienza bellissima, anche se ci siamo già venuti. Veniteci. È sempre bello. Vedere gli animali è sempre vale bello. Vale la pena. Noi vi ringraziamo. Fateci sapere come vi sembra. Mi raccomando, ragazzi, tanti pollicioni in su. Dai, ragazzi, un sacco di commenti qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!